appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. Via la gara. Balotti era ben posizionato e intercettato il pallone. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Zielinski. Balotti la mette in avanti. Bella apertura. Vediamo se crossa. Cerca il traversone. Intercetta il passaggio, pericolo. Zielinski cerca il passaggio profondo, scatta verso il pallone e va a colpire di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. La gioca sulla destra, è libero di creare pericolo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Palla in avanti, verso il compagno. Ecco un'occasione di contropiede. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Attenzione, scolpisce il pallone. E c'è il gol del Napoli. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Napoli, Napoli. Ha segnato all'undicesimo minuto il numero 9. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Il Napoli ha già un gol all'attivo, sicuramente un vantaggio su cui costruire. Il vantaggio l'hanno trovato, ora non devono pensare che la partita rimanga la stessa. Gli avversari sicuramente organizzeranno una reazione e devono farsi trovare pronti. Fallo, calcio di punizione. Barberis. Palla ad Alessandro. Numero. Intervento rischioso. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante, sì, sarà solo rimessa da fondo.
un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Mario Rui riceve in posizione interessante. Calcio di punizione per il Napoli. Un nuovo calcio piazzato, vediamo se provano qualche schema. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Spazza via. Può tentare la conclusione. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Si è preso lui la responsabilità di concludere, ma ha tenuto il baricentro alto e il risultato non è stato dei migliori. La gioca a sinistra. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Di Lorenzo. Caprari. Barberis. È davvero una bella serie di passaggi questa. Decide di sfruttare la fascia. La palla viene rigiocata verso l'interno. Conclusione! Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bal tiro! Conclusione sul fondo. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Mario Rui. Mario Rui cerca la fondo sulla sinistra. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Ecco il corner. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. D'Alessandro. Gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. Va di testa! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Rahmani, il Napoli, è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Molina calibra un bel pallone. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Di Lorenzo. Rahmani. Ecco che provano dall'altra parte. Zelinski prova a verticalizzare. C'è spazio, occhio! Calcio di punizione per il Napoli. L'arbitro lo richiama in modo deciso, ancora una scorrettezza gli mostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Pallone lungo, in verticale. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. C'è la palla lunga in avanti. 2 minuti di recupero. Gioca una palla lunga. Di Lorenzo la fa sua. Di Lorenzo. Riceve un pallone interessante. Tocco preciso. Grande prova di forza. C'è retropassaggio.
e l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui. Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in carreggiata. 1-0 dopo il primo tempo. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Caprari. Difesa energica e decisa. Prova con la palla lunga. Bella palla, devi approfittarne. L'estremo difensore la calcia lunga. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mario Rui. Zieniński. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Zieniński. E in occhio alla conclusione. La toglie dalla porta. Gol rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Istinto da predatore. Raccoglie la palla vagante in sacca. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Gol per il Napoli. Ha segnato al 55esimo minuto il numero 9. Pablo Mari scodella in avanti. L'appoggio sulla fascia. Palla D'Alessandro. D'Alessandro! Ecco il traversone. Troppa forza, un pallone per nessuno. Rahmani. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere e l'aggressività. Tenta la conclusione. Il portiere ci arriva. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Sostituzione. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Pessina cerca aiuto nella zona laterale. C'è il cross. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Mario Rui si allunga e trova la palla. Lungo passaggio in avanti. Petagna. Lungo pallone in avanti. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Sicuri in fase di palleggio. Zieniński. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Valotti prova a prolungare. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Cambio di giocatori. Di Lorenzo.
Scodella in avanti. Zielinski si libera alla grande. Prova ad andare via con eleganza. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Palla oltre la linea, nessun dubbio, calcio d'angolo. Mario Rui è pronto, batterà tra poco il calcio d'angolo. Sbroglia solo parzialmente. Usa le sue doti tecniche. Petagna riconquista la palla. Da lì può, colpisce! E potevano portarsi sul 3-0. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. C'è la palla lunga, in avanti. Palotti. Buon lancio. Zielinski. Hanno già riconquistato palla. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Vediamo se può capitalizzare. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Mostrano un buon controllo del gioco. Si appoggia al portiere. Rahmani. Il quarto uomo Zielinski. Indica 2 minuti di recupero. E il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Barberis. Spinge cedendo il pallone lungo. Pallone lungo in verticale. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Una vittoria convincente. Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Il Napoli ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi effettivi.